E così, direttamente dal Sudafrica di Giorgio Nava, passando per Roma attraverso il grande Andrea Lo Cicero, il barone, per poi arrivare, diciamo, anche ad un'azienda come l'Acqua Dolomia, eccomi qui, pronto a collegarmi invece per la serata dei griller. Fra l'altro, qui c'è anche un amico che voglio approfittare per salutare, così sono nella sua casa privata, debita a distanza ovviamente, che è Luca Tambosco, un personaggio assolutamente che dovete venire a trovare già da lunedì, perché mi sembra che lunedì lui riparta, quindi venitelo a trovare. Ecco qua, c'è Aimo, che però non so se Aimo, vabbè, io mi collego con Aimo in attesa poi di collegarci anche con Marco. Allora, io ringrazio ovviamente per l'ospitalità qua a casa di Luca e vedo Aimo. Aimo, insomma... Caro Fabrizio, ciao. Caro Aimo, alias Babbo Natale Alto Atesino. Ma non che te devo dire? L'appuntamento ce l'ho per domani, per oggi non ce l'ho fatta. Noi sono già riaperti, così andiamo all'attacco. Guarda, ti vedo in grande spolvero, alle tue spalle vedo la scritta MIG, che se non sbaglio è il tuo gruppo, no, di appassionati di grillers. Quindi saluto anche Michele, se non erro. C'è Michele, poi c'era un altro ragazzo. C'è Mirko. È Mirko, li saluto tutti e tre. Però diamo inizio con questa sera. Ogni giovedì, per un 7-8 giovedì, il Becker si collegherà con il grande Aimo e con Marco per parlare di griller, per parlare di cottura da griller professionista. Quindi vi proporremo proprio a partire da questa sera due ricette che vi spiegheranno loro cosa fanno, come interpretano e come, che tecnologia, che tecnica adottano di cottura. Nel tuo caso, caro Aimo, ovviamente parlando di carne, cosa cuciniamo questa sera? Beh, devo dire, io non sono ancora pronto perché il mio intervento ci sarà fra un 25 minuti. Ma intanto svelo che farò una flank steak, una bavetta. Bene. In maniera diversa dal normale, dal classico. La farò in modo caveman style, uomo delle caverne. Bello! Bello! Allora, noi approfittiamo per vedere, intanto prendiamo un po' di tempo, per vedere se Marco riesce a collegarsi in maniera che poi lo... così, perché so che anche lui preparava qualcosa di particolare come antipasto, come finger food. Quindi, Marco, se ci sei, in attesa di dare il tempo ad Aimo, che insomma si cimenterà con questa... eccolo qua, sei collegato, mandami l'invito, Marco, io elimino subito in maniera metaforica Aimo, con cui ci vediamo tra 25 minuti, e mi collego con Marco. Oh Aimo, mi raccomando, non tagliarti la barba in questi 25 minuti. In questo tempo no, per la prossima volta però sì, adesso basta. Veramente? Però me la taglio un po' qua e basta, poi vediamo il resto. No, adesso è estate, la faremo più corta, basta. Va bene, ci vediamo dopo allora, ok? A dopo. Ciao Aimo, ciao. Allora, vediamo se riesco a recuperare Marco. Dunque, Marco, prova a rinviarmelo di nuovo la richiesta, perché non la vedo. Non mi risulta che mi sia arrivata. Vediamo se riesco a beccare Marco. Eccolo qua, Marco Agostini. Dove è andato? Marco Agostini. Vediamo, Marco Agostini, eccolo qua, vai. Allora, inviato Marco, dovresti ricevere la notifica e dovresti inoltrarmela in maniera che mi collego con te. Allora, restiamo in attesa proprio di vedere cosa ci preparerà Marco Agostini, ovviamente che ci sta cucinando da Milano, ecco, così vedremo al volo anche quale finger food ci presenterà. Marco, se ci sei, batti un colpo, perché io non ti becco, ti ho mandato la richiesta, ma non ti riesco a beccare, devi assolutamente farlo anche tu, perché altrimenti non riusciamo a collegarci. Allora, ritorno a rimandarti di nuovo, Marco Agostini, eccolo qua, invia.
Dovresti vederla, Marco. Vediamo. Eccolo qua. Ho richiesta attiva. Fissa in alto. Non... Richiesta attiva. Niente, non... Cioè, eccolo qua. Adesso la richiesta c'è, Marco. Adesso la richiesta c'è. Prima non c'era. Eccolo qua. Comunque, convenevoli del momento, ma riusciamo a combinare tutto. Vedete? Eccolo qua. Ciao, Marco. L'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta alla Ce grande, l'abbiamo ecco, fatta. sì, Allora, eccoci qua. ecco, perché sai, Instagram è un po' arzigogolata, nel senso che è semplice, ma nel contempo un po' complesso. Senti, ce l'abbiamo fatta, vedo che insomma ti sei anche tu, insomma, così preparato per questa nuova serie di iniziative dove ogni giovedì ci troveremo con Marco e con Aimo per parlare di tecniche legate al mondo dei grillers e ricette diversificate sempre nel mondo della carne. Allora, Marco, tu sei un esperto di cotture anche di finger food attraverso la tecnica del barbecue o della griglia. Sì. Cosa ci presenti questa sera? Allora, diciamo che il tema, che era quello dei tagli poveri, insomma, mi ha fatto propendere per scegliere un classico diaframma. So che è un taglio che a te piace tantissimo, Tanto, veramente. che è uno dei tagli più sottovalutati del manzo, che soprattutto per fare piccoli aperitivi come sono i finger grill, appunto. Sono, come sai, chiaramente dei piatti che io sfrutto molto per lavoro, occupandomi di eventi, soprattutto di eventi magari un pochettino formali. Il riuscire ad adattare quello che è il piccolo finger, il bocconcino, diciamo così, alle tecniche barbecue, in qualche maniera mi consente di fare qualcosa di diverso che mi distingue un pochettino dalla massa. Mettiamo. Volevo Certo. presentarti innanzitutto il taglio e poi ti faccio Vai. vedere, rivoltando la telecamera, quello che andremo a farci, va Tu bene? Allora. ritieniti libero, intanto mi senti l'audio, no? Sì, eccolo qua. Sì, ti sento, Ecco, ecco. allora, Questo è il classico bene, diaframma, diaframma, vedi? vi do solo una notizia, permettimelo Marco. Se Certo. pensate che in un animale, in un bovino, di circa 700 kg di resa di massa muscolare, ci sono circa non più di 3 kg o 4 kg abbondanti, se tutto va bene, di diaframma. Pensate il pregio di questo taglio che fra l'altro è strepitoso e spesso viene anche snobbato, giusto Marco? È vero, è vero, è vero. Purtroppo sì. Ma siamo qua per fargli ricredere, giusto? Esatto. Ho visto che gli hai tolto la parte di tessuto connettivo esterno, giusto? Bravissimo, l'ho trimmato tutto, quindi l'ho pulito. Vedi che detto, facciamo vedere un po' a tutti anche Certo. aperto, chiaramente senza esagerare, voglio dire, ma comunque, voglio dire, pulendo quello che potrebbe darmi fastidio in cottura. Perché? Perché se ti vado a spiegare cosa ne faccio. Anzitutto, ti anticipo che noi l'abbiamo marinato e mi sono preparato poi Wow. sì, l'altro diaframma, giustamente, che era quello del bovino che dicevi che accennavi tu, Certo. quindi erano due pezzi, chiaramente, uno ho proceduto a marinarlo, l'altro l'ho tentato a farvelo vedere. Ora, la cosa importante da dire su questo taglio è che come potete vedere, ha delle fibre molto, molto grosse, molto grossolane, ok? Sì. Questo ci aiuta tantissimo in fase di marinatura, ci viene parecchio incontro perché è molto più facile far penetrare i sapori che ci interessa apportare al taglio attraverso la marinatura. Quindi le fibre grosse si prestano particolarmente a questo tipo di Ecco, seasoning, di quindi le trattamento, no? scanalature lì agevolano l'infiltrazione di quella che è la marinatura, corretto? È corretto, è proprio così, è proprio così. Perfetto. L'altra cosa interessante da dire è che è un taglio che generalmente viene venduto come difficile, nel senso che è un taglio di povero del bovino. Come tutti i tagli poveri del bovino, come sappiamo, sono ricchi di tessuto connettivo e quindi in Certo. qualche maniera dovrebbero essere trattati con dovizia, con particolare attenzione in griglia, perché il calore può tendere a disidratarli, a renderli duri, ok? Quindi in qualche maniera far irrigidire questo connettivo e far sì che la masticazione sia particolarmente resistente, Certo. ok? La cosa da dire che si sposa poi in particolar modo con la preparazione di questo finger è che quando anche doveste trattarlo come bistecca, quindi dividerlo in questa maniera, come vi sto facendo vedere con le mani, in porzioni, che diventano sostanzialmente delle bistecche leggermente, di forma leggermente rettangolare. Quando andate a grigliarlo e poi a tagliarlo, ricordatevi sempre di tagliarlo controfibra. Controfibra nel senso che se voi avete queste fibre molto grossolane, lunghe, le lasciate intere
e lasciate ai denti il compito di masticarle, quindi romperle, è chiaro che fate più fatica. Se andate a tagliarlo in questo senso, quindi certo, andate già a favorire la masticazione e a tagliare trasversalmente le fibre, chiaramente diventa una delle carni incredibilmente più tenere che è possibile reperire tra i cosiddetti tagli poveri, perché è sicuramente cedevole. Adesso vi faccio vedere un pochettino cosa intendo dire. Comunque, ecco, il concetto che abbiamo fatto noi qua è andare a sezionare il diaframma, tagliarlo poi a striscioline, certo, e abbiamo messo poi a marinare qua. Adesso qua ve le faccio vedere. In pratica tu l'hai porzionato nella sua lunghezza, poi in maniera perpendicolare l'hai suddiviso in piccole porzioni da julienne, tagliando le fibre perpendicolari, rendendolo più morbido. Sì, sì, agevolando la masticazione, come chiamiamo in questa maniera. Cioè, nel senso che poi chiaramente le fibre già rotte, non c'è bisogno che i denti facciano fatica poi per rompere la loro volta. Okay? Certo. Cosa facciamo? Andiamo a fare un piccolo finger, tanto mi sposto, certo, nell'altra area ingredienti, così te lo facciamo vedere. Che cosa spettacolo! Andiamo a fare un piccolo finger dove, se a te va e a chi ci segue va, certo, andiamo a orientalizzare un pochettino, no? A fare un piccolo finger che sa un pochettino di oriente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo marinato anzitutto il diaframma con olio, naturalmente, quindi con salsa di soia, con qualche goccio di salsa Worcestershire e della teriyaki, qualche goccia di teriyaki, sì, poi eventualmente parliamo di ricetta, non vi preoccupate, vi faccio vedere tutto, e andiamo a grattugiarci dentro un pochettino di zenzero, okay, che potete vedere qua. Però sei un po' birichino, Marco, perché hai scelto due degli elementi che io prediligo, ovviamente il diaframma e lo zenzero, io li adoro, bravissimo. Ah, non sapevo dello zenzero, non sapevo dello lo scopro oggi. Grande. In epoca non sospetta. Okay. Comunque, chiaramente ha un sapore molto autentico, molto pieno, che comunque rimanda un pochettino all'Oriente. Noi cosa facciamo? Andiamo a prendere uno di questi piccoli finger, questi piccoli spiedini che abbiamo, aspetta che non trovo più la telecamera, eccola qua, questi piccoli spiedini, andiamo a fare attraverso queste striscioline che adesso ti pongo qua, ok, questo, andiamo a fare in sostanza delle piccole trecce intorno al nostro spiedino, e vengono fuori dei mini spiedini molto carini, chiamiamoli mini arrosticini, ecco, poi gli abruzzesi so che mi linceranno, ecco, in sostanza, per rendere l'idea. No, qui stanno già chiedendo cosa si beve con questo finger, cioè direi sono già avanti. Esatto, anche il tonic magari. Esatto. Allora, il concetto di base: andiamo a fare questa trecciolina, certo, poi andiamo a grigliarla, parliamo anche di come grigliare magari gli spiedini nei nostri dispositivi, andiamo poi ad abbinarlo con... Altra cosa interessante che ti faccio vedere, eccola qui. Questo sono germogli di soia che abbiamo a loro volta lasciato marinare in barbabietola, lime e pepe. Quindi è un incontro che in qualche maniera va a essere tendenzialmente abbastanza agro, va a contrastare i toni dolci dello spiedino. Ultimo, una nota pungente attraverso questo. Questa che cos'è? È una maionese wasabi. Ah, grande. Questo classico wasabi, quello che trovate al ristorante giapponese, sushi, diciamo così, l'ho unito alla maionese, non vi preoccupate poi delle porzioni. In che andiamo a creare, esatto, proporzione più o meno 1:5, ma comunque poi perfetto, vi lascio, non c'è problema. Anche qua io due gocce di salsa Worcestershire la metto sempre. E poi ultima chicca, prima di procedere poi materialmente all'esecuzione del piatto, certo, è questa. Non so se li conosci questi. Sono i semi di lino. Ah, no, non li avevo riconosciuti. Se li conosco, ma non li avevo riconosciuti. Adesso che li hai inquadrati, si vedono molto bene. Sai una particolarità di questi? Che se tu li fai tostare in padella a secco, tendono un pochettino a scoppiettare, come se fossero dei popcorn. Okay? Non si aprono come popcorn, ma scoppiettano. Diciamo che la caratteristica, quello che dovreste cercare, è di fare la stessa cosa, questi sono tostati, ok, senza arrivare a farli scoppiettare,
acquisiscono una consistenza croccante e un sapore molto particolare, come se fosse un po' corno esotico, come sapore. Molto strano, molto particolare, da provare. Noi aggiungeremo allo spiedino, una volta che l'abbiamo fatto praticamente, lo andiamo a arricchire con questi semi di vino tostati. Ecco, ti piace? Si è collegata anche a Veronica De Filippis, che salutiamo insieme a tutti. Ciao, gli Veronica. Altri. Ciao, Vero. Cioè, Marco, io non vedo l'ora che tu metta così in griglia tutto questo, perché mi hai dato una carica energetica veramente di passioni carnali pazzesco, veramente, perché allora, anche questa è fantastica. Vai. Io mi sono portato avanti, mi sono preso questa volta il treppiede, così riusciamo a... Sei avanti. Oh, lo sai, hai visto che stanno andando anche le nostre puntate legate a tutto il percorso che abbiamo fatto di Becher on Tour attraverso i griller, insomma, con grande successo anche. Ah, bene, dai, sono molto 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 contento, dai. Bello, ottimo. Il libro, è il tuo libro quello là in fondo, giusto? Sì, e quindi abbiamo fatto un pochettino di promotion, già che ci siamo. È una Bibbia, cioè, ricordatevi, se volete avere veramente un libro che è molto attendibile su quello che è la passione del BBQ, prendete il libro di Marco Agostini, fantastico. Grazie, troppo buono, allora, troppo buono. Allora, io farei questo. Allora, sì. Ti faccio vedere più o meno cosa andiamo a fare. Questo è il nostro spiedino. Come abbiamo detto, andiamo... Puoi avvicinarti un po' alla telecamera, Marco, così... esatto. Lo giri un po' a favore di camera. Lo vediamo. Lo rifacciamo con la telecamera più da vicino, guarda. Bravissimo. Eccolo là. Ecco, che poi non c'è spettacolo in queste dirette che si fanno qui con il Becher, con dei personaggi come Marco Agostini e Aimo, ovviamente. Vai! Allora, questo è lo spiedino, quindi questo è quello che intendevo quando parlavo impropriamente, mi raccomando, Vince Buzzesi, impropriamente di arrosticino, ma per far capire, uno spiedino ciccio, per capirci, uno spiedino un pochino nutrito. Ecco, il lavoro da fare è questo qua, quindi quello di fare questa specie di treccia, eccolo qui, ed ecco qua. Spettacolare! Questa è l'idea, va bene? Allora, ne facciamo un altro intanto, giusto per completare un pochettino, per non fare proprio lo spiedino da solo. Io intanto, un piacere, chiedo al mio amico Luca se riesce a recuperarmi una prolunga per l'iPhone, perché ho solo 20% di ricarica, non vorrei restare a piedi nella prima serata che abbiamo dedicata ai griller, alle passioni carnali dei griller, con uno spettacolo del genere. Beh, posso dirti, Marco, che già così viene voglia veramente di addentare questo spiedino, eh? Ma perché tu non senti il profumo? Quello che è il profumo è micidiale. Veramente. Immagino. Ti faccio vedere una roba riguardo al taglio trasversale alle fibre che di cui parlavamo prima, no? Il fare questo tipo di taglio rompe le fibre trasversalmente e fa sì che praticamente l'effetto sia questo. Prova a immaginare di mangiarlo in bocca e l'idea... Spettacolare. Okay. Io spero che veramente anche gli appassionati recepiscano, comunque prendano questi consigli su questi tagli e questi abbinamenti, queste anche così combinazioni straordinarie. Anche i semi di lino non mi sarei mai pensato io, fantastico. Siamo qua apposta, come suol dire. Altra cosa, allora ti faccio vedere secondo me il modo migliore, più comodo di grigliare tanti spiedini. Adesso ne facciamo solo due per comodità, chiaramente, ma se ne dovreste avere tante, avete la difficoltà, quando riempite la griglia, di correre il rischio di bruciare questi particolari in legno, soprattutto se scegliete uno spiedino carino, come può essere questo, che è esteticamente molto curato. Ecco, il sistema migliore è quello di prendere un foglio di alluminio, come possa essere questo, ecco, risvoltarlo più volte su se stesso e creare una base che possa fungere praticamente da appoggio per la presa praticamente dello spiedino. Quindi lo si appoggia in griglia e si cuoce in questa maniera. Adesso ve lo faccio vedere girando poi la telecamera appena ho fatto. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qui. Tanto, eccolo. Lo vedete? Wow! Quindi tu qui hai adottato, fra l'altro, un
Green Egg, se non sbaglio, no? Questo è un Big Green Egg, sì, è un Kamado, questo è un piccolo Kamado, un Minimax, che è quello portatile da tavolo, mettiamolo così. Qui attingo molto quando devo fare preparazioni molto veloci, minimali, come certo. Possono essere questo, ma va molto bene anche per una bistecca, ecco, per capirci. Ecco, il lavoro da fare più o meno è questo. Interessante, da già che così ci divertiamo con la ricetta, ma parliamo certo. Anche di aspetto tecnico. Intanto io chiudo e lascio che il calore faccia la sua. Certo. Okay? Interessante, intanto io giro che così parlo anch'io. Certo. Okay. Il interessante è sottolineare due cose. La prima è che, vi faccio rivedere, non ho adottato un calore particolarmente importante. Vedete, eccolo qui. Temperatura? Perché? Sta salendo un pochettino, ma okay. Quindi tenete conto che siamo sotto i 200, pur okay. Considerando che è una cottura diretta. Perché questo? Perché questa marinata è una marinata particolarmente dolce, la salsa di soia è dolce, la salsa Worcestershire in qualche maniera è dolce, la stessa salsa teriyaki è dolce, molto dolce. Sì. Vuol dire che cosa? Chiaramente tutti gli zuccheri tendono per loro natura, con in presenza di elevato calore, a bruciare. È una cosa che naturalmente noi vogliamo evitare. I sapori bruciati sono sapori amari, sgradevoli, quindi in qualche maniera dobbiamo cercare di ingentilire il calore. Questa è una cosa che si fa poco, purtroppo, cioè quella di adattare il calore al tipo di preparazione, invece è un must. Quindi ricordatevi sempre che con marinate particolarmente dolci cercate di ingentilire il calore. Cosa che non è così incompatibile con il taglio in questione, nonostante lo potrebbe sembrare, perché in realtà molti dicono che la cottura di questo tipo di taglio, diciamo così, andrebbe protratto, certo. Diciamo così, il meno possibile, perché in qualche maniera più si va avanti nella cottura, più si tende a, come dicevamo prima, a far diventare la carne tignosa. In realtà, un po' per il fatto che abbiamo tagliato le fibre trasversalmente, un po' perché l'abbiamo marinato, un po' per il fatto che comunque questo tipo di taglio, quando è rare, quando è al sangue, ha un sapore ferroso, in realtà è una cosa che io vi sconsiglio di fare. Tendete a portarvi sempre comunque una cottura medium. Secondo me questo taglio ha l'ideale, la sua ideale preparazione in una cottura medium. Okay? Perfetto. Mi chiedevano, Marco, fra l'altro, se è possibile... Sì. Cucinarlo intero, credo di sì, però magari no. Degli accorgimenti un po' diversi, giusto? Vi faccio vedere, guarda, facciamo adesso, mi sposto la telecamera così vi faccio vedere un ipotetico, ecco, certo. Facciamo così. Allora, vi faccio vedere più o meno il concetto. Mi devi lasciare un secondo che prendo un coltello, però, perché non avevo previsto di... Tu vai tranquillo, io intanto cerco una presa di corrente per vedere se riesco ad avere un po' di corrente, una presa, perché non mi muoia il telefono. Adesso chiedo al mio amico Luca se riesce a recuperarmi una presa per l'iPhone. Speriamo che mi senta. Allora, nel frattempo io ci sono, se vuoi. Sì, vai tranquillo. Allora, considera, adesso ho preso un coltello da sfiletto, che era l'ultimo dei coltelli da prendere, ma non l'avevo previsto, quindi ho preso il primo che mi è venuto per le mani. Allora, il concetto è quello di porzionare praticamente il diaframma in questa maniera, e di fare delle bistecche fatte in questa maniera qui. Ah. Questo è una buona bistecca di diaframma, che potete rabbarla, marinarla, fare quello che volete, grigliarla, certo. Quando l'avete grigliata, praticamente è sempre da servire tagliata in questa maniera, come maniera poi abbiamo trasversale, fatto. Esatto. Trasversale, queste sono le fibre. Perpendicolare, fondamentale per la morbidezza anche. Allora, assolutamente sì. Io, è un trucchetto che consente di rendere facilmente masticabile qualunque taglio. Ho perso. Luca, hai un po' di connessione? Eccomi qua. Sì. Eccomi qua in diretta di nuovo. Allora, aspetta che mi collego okay. Con la corrente. Vediamo se riesco a... Ecco, vai. Spettacolare. Tanto io mi sposto sulla griglia, se tu ci sei. Sì, vai tranquillo, io ti seguo. Guarda, adesso che mi fate tempo a vedere. Spettacolo.
Vediamolo. Puoi avvicinare un po' la telecamera? Yeah, che spettacolo. Questo è vedi com'è caramellato. Fotonico. Si vede anche, guarda, da distante. Senti una cosa. sì. Marco, quanto tempo prima hai preparato le braci? Ovviamente vedo che c'è una cottura diretta, giusto? Questa è una cottura diretta, sì. Diretta okay. Con coperchio, che aiuta a fare quell'effetto caramellato che dicevamo prima, per omogeneità di trasmissione di temperatura. In questa maniera riusciamo su questo tipo di carne, ma anche di preparazione che incide, quindi come, soprattutto in termini di marinata, come dicevamo, di creare una brunitura che sia perfettamente omogenea e che dall'altra parte in modo che il calore diretto eviti di bruciare per eccessiva aerazione. Cioè in questo senso chiaramente il coperchio aperto apporterebbe un eccesso di ossigeno che porterebbe qualche cauterizzazione in eccesso su una marinatura un pochettino a rischio come questa, un pochettino delicata. Certo. Nel frattempo io mi preparerei con il nostro finger, così intanto. Certo. Io ho preso dei finger che utilizzo abitualmente nei matrimoni, ma potete utilizzare naturalmente certo. Quello che vi piace di più. Allora, io andrei anzitutto a preparare i nostri germogli che avevamo praticamente marinato in pepe, lime e barbabietola, che gli dà questo colore particolare, molto, molto così contrastante. Ecco. Io intanto guardo per celebrare quello che stai preparando e tutti i follower che ci sono, tantissima gente che ci segue, ti faccio un cin cin anche a nome del papà e del mio amico Luca che si stanno preparando per ripartire alla grande lunedì, quindi anche qui con la riapertura di quello che può essere di nuovo una vita, non dico normale, ma perlomeno un servizio che questi grandi personaggi della ristorazione possono dare. Quindi cin cin a nome nostro, a tutti quanti quelli che ci seguono e anche a Marco che sta facendo una ricetta veramente, veramente. Cioè, se così iniziamo questi appuntamenti live al giovedì sera, Marco, credo che sarà un successo strepitoso ora che arriviamo a farli tutti. Guarda che intanto io metto, su questo ci conto, ci spero. Nel frattempo aggiungo poi i semi di lino che dicevamo prima, che dà questo sapore particolare che dovete secondo me provare. E ultimo vado ad aggiungere il wasabi, la maionese del wasabi. Okay. Quindi cosa beviamo? Ma io propongo, visto che sono metà originario del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, questa sera però essendo diciamo in Friuli Venezia Giulia propongo una ribolla gialla strepitosa, oppure anche un classico friulano, insomma i vini bianchi del Friuli Venezia Giulia sono tutti strepitosi, quindi credo che ci starebbe. Marco, me lo avvicini? Marco, mi piace? Se io fossi libero di dire quello che penso, e sono libero di dirlo, ti direi in buon veneto, va in mona, perché veramente hai fatto una ricetta veramente strepitosa, strepitosa, veramente bellissima. Io, grazie, io l'ho vista, adesso, la prossima volta magari l'assaggi tu per me, perché adesso ci colleghiamo tra poco con Aimo per vedere la sua ricetta. Però prima di congedarci, se prendi la ricetta in mano e rigiri la telecamera su di te, vorrei ringraziarti, eccoti qua, a nome ovviamente del Becker, ma di tutti quelli che ci hanno seguito, e vorrei sapere una cosa. È possibile trovare questa tua ricetta dove? Allora, assolutamente sì. Io la pubblicherò naturalmente dopo l'intervento di Aimo, che dovete assolutamente seguire con attenzione perché fa delle cose spettacolari in un contesto meraviglioso. Quindi assolutamente la bravura di Aimo va seguita, va meritata e rispettata. Alla fine dell'incontro di Aimo li pubblicherò sulla mia pagina e naturalmente anche sulla tua, Fabrizio. Ecco, allora fai una cosa, taggami e così noi giochiamo un po' a squadra. Ah, perfetto, questo è un trio strepitoso, così. No? Diciamo potrebbe essere qui qua, ecco il trio di qui qua, mi taghi così poi lo condivido sul mio.
Questa è la ricetta di Marco Agostini, un master griller strepitoso. Come si chiama la ricetta, Marco? Flank steak alla mayo wasabi, ma non ha un nome. Flank steak alla wasabi. L'ho inventata per voi, via, dai. Esatto, first edition dedicata alla diretta del Becker per tutti voi che ci seguite, grazie a un griller, a un fantastico amico e griller come Marco Agostini. Grazie mille, Marco, a te, grazie mille a voi. Aspettiamo la pubblicazione, noi ci rivediamo giovedì prossimo per la nuova diretta, certo, sempre dedicata ai griller. Vi anticiperemo sempre col tempo debito di cosa si tratta. Io ti ringrazio di cuore, ti mando un cin cin e mi collego direttamente con Aimo per vedere cosa ci prepara Aimo in questi 25 salutamelo minuti. Salutamelo tanto, ok? Ciao grande, ciao Marco. Tutti, grazie, ciao, 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 ciao. Allora, lasciamo Marco per collegarci direttamente con Aimo. Vediamo se adesso Aimo mi rimanda la richiesta. Intanto io mi sono così accasato qua a casa di Luca. Cioè, incredibile, fantastico, un amico storico che fra l'altro dovete, se capitate, venitelo a trovare a Udine alle spezierie, perché veramente merita, ha una carta di vini strepitosi, un personaggio incredibile, di un'accoglienza, di una simpatia fantastico, grande intenditore fra l'altro di grande qualità di vino. Adesso dovrebbe arrivare anche Aimo. Aimo, ci sei? Così poi vediamo la ricetta di Aimo e poi dovrebbe finire anche questa giornata intensa del Becker. Ho visto fra l'altro che si è collegato anche Marco Revedin da New York, è un personaggio anche lui incredibile che ha lavorato per Arrigo Cipriani tanti anni. Quindi, Aimo, where are you? Aimo, 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 eccolo qua. Bisogna che riesca a combinare un po'. Aimo, eccolo qua. Ricollegamoci con il super Aimo direttamente dal Sud Tirol, dal Tirol. Ecco, eccoci qua. Aimo, anche con te. Allora, hai visto Marco? Ha raccomandato di seguirti per vedere qual è la tua ricetta invece, Aimo. Ma la sua bravura non mi oserei mai, io rimango molto più semplice. Ti faccio solo un cambio di vista adesso. Vediamo. Perché non è il posto di lavoro, così mi vedi fra due secondi. Grande, io intanto ti faccio un cin cin. Wow! E beh, anche te, Aimo, non scherzi. Cosa hai preparato qua? Cosa ci hai preparato, Aimo? Mi senti? Ti sento abbastanza. Ti sento abbastanza bene. Devi gridare un po' perché sono distante dal cellulare. No, ma io ti sento benissimo. Credo che ti vediamo anche molto bene. Tu cosa hai preparato? Tanto che quanti marchingegni da cucina hai lì? Uno bianco, uno nero, uno ramato. Ma cosa c'è lì? No, praticamente io qua ho un monolith, un ceramico come Marco aveva il suo big green. Poi ne ho un vecchio fornello di casa sul quale lavoreremo oggi. Un po' di fuoco perché fa fresco qua in Ballarina. Bellissimo. Si vede spuntare da lì, sembra quasi uno spettacolo. E quindi cos'è che prepari tu? Io farò la flank steak che ho già qua con un po' di burro speziato. Ricetta molto semplice, piuttosto la cottura della flank che faremo un po' in modo diverso oggi. Ma prima partiamo subito col burro. Vai! Quindi flank steak, taglio ovviamente spettacolare. Che aromi ci metti? Mi senti? Sì, sì, molto bene. Infatti stiamo attendendo le tue indicazioni. Hello from Austria. Anche l'Austria ci sta seguendo. Praticamente ne ho un po' di burro, ne ho aggiunto un po' di sale di cervia. Dai, su 250 sì, grammi di burro, circa 15-20 grammi. Se la vedi, buccia di arancia fresca. Sì, sì, certo. Ecco, magari la prossima volta, sai come facciamo, Aimo? Avviciniamo un po' la telecamera perché la scenografia è spettacolare, però in effetti i dettagli non si vedono molto bene. Vedo di fartelo vedere così. Eccolo là, bravissimo. E poi vedi che ci metto anche un po' di succo d'arancio per dare un po' di liquidità. Quindi vai, abbiamo detto sale di cervia, succo d'arancio e poi...
vai a mescolare. Come sono le quantità? Sono ad occhio? C'è un pizzico piccante, ci vuole qualche goccia di tabasco solido. Sì. E si mescola il tutto. Un po' tutti i gusti. Adesso mettiamo anche un goccio di balsamico. Balsamico addensato, Aimo? Del balsamico abbastanza vecchio, che sia un po' più intenso. Magari che superi i 10 anni, quindi. Dolce. E di agro. E qui si va a mescolare. Tutto. Se poi avanza del burro, vai a congelarlo e te lo tieni lì, lo utilizzi quando lo vuoi. Ecco, Aimo, qual è il rapporto sale, burro, salsa piccante, balsamico? Si può dire o è tutto a occhio? Sì, ma io qua ho 250 grammi di burro, la buccia di un arancio, qualche goccio di succo d'arancio, un circa 30 ml di balsamico invecchiato e 20 grammi di sale. Perfetto, ottimo. Ma come Marco ci eravamo messi d'accordo che anch'io pubblicherò la ricetta, anche il burro, in serata poi sulla mia pagina, e vi taggo tutti e due. Ecco, ricordati poi, Aimo, di pubblicare la ricetta, condividermi, perché poi, come dicevo anche a Marco, così facciamo squadra, e per tutti coloro che sono in tantissimi che ci stanno seguendo, riusciamo a far vedere questa ricetta straordinaria, ecco. Perfetto, e adesso... Aspetta che ci sono già domande. Qui... preparata, te da buon becker, la flank... Aspetta, no, avvicinati, vieni vicino. Vieni più vicino, avvicinati di due passi. Eccola qua. La flank, questa è usata anche per fare la tasca di manzo. Credetemi, come il diaframma, è spettacolare a livello taglio anatomico. Costa poco ed è fantastica. Grazie, Aimo. Ma riempito il cuore di passioni carnali, veramente. Devo dire un'altra cosa, la flank è arrivata di moda 2 anni fa per tutti. E dobbiamo ripetere un'altra cosa, la problematica è sempre la stessa, che ogni bestia ne ha solo due. È vero, in effetti... Se parliamo di peso della flank, pensate, se il diaframma, sul diaframma, su un animale da 700 kg circa, c'erano 3 kg di diaframma, penso che di flank ce ne sia 2 kg, non di più, giusto? Giusto, io qua ne ho due pezzi di due bestie diverse, due bei pezzi, ma io adesso parlerei piuttosto di cottura, Fabrizio. Vai, perché sono curiosissimo, vedo il fuoco sulla sinistra. Vedo sì, tutte solo queste... per scaldarmi, che io stia un po' meglio, altrimenti sai com'è. No, la cottura che oggi facciamo è la più tradizionale di tutti. Niente di tecnica, e lavoreremo direttamente sulle braci. Le ho già scaldate qua, vedi il mio vecchio fornello. Ho visto, spettacolare. Che verso. No, ma non ci posso credere. Sulla piastra. Stiamo assistendo a un gesto epico, praticamente dalla ciminiera, così ha preso le braci vive e le ha stese su questo forno, credo sia in bianco avorio, spettacolare. Quanti anni ha quel forno lì, Aimo? Ma io stimo che ne avrà sui 70 anni. Ma grande. E adesso la flank preparata, cosa facciamo? Il caveman style non è nient'altro che la cottura diretta sulle braci. Vai, direttamente sulle braci? Non ci credo. Mi chiedono cos'era la flank steak, praticamente la tasca di manzo. Si trova sulla parte del costato, vicino al tasto e al reale. Si ottiene togliendo anche questa dalla cartilagine ed è spettacolare. Cioè, l'hai appoggiata direttamente sulle braci. L'ho messa direttamente sulle braccia, la gente forse ha paura di farlo, non devi aver paura, non succede niente. Siamo tutti abituati a rosolare sulle griglie, sulle piastre, su tutto. Questo è il sistema tradizionale che veramente funziona. Beh, spettacolare. E quindi lo hai messo su un fianco, tolto la cartilagine. Quanto lo lasci adesso sulle braccia ardenti? È la stessa identica cosa come una rosolatura tradizionale.
tra un paio di settimane, un po' di tempo la girerò, poi la metteremo un po' in cottura in diretta nel ceramico che prenda un po' di temperatura e poi andremo ad impiattare. Ecco, mi è sfuggito un particolare, Aimo, cioè la marinatura o comunque l'aromatizzazione che hai preparato, l'hai già diciamo cosparsa sulla flank steak o no? No, qui assolutamente niente. Il burro che è preparato lo utilizzeremo solamente a fine cottura in fase di impiattamento. Perfetto. Completamente diverso da Marco che l'ha marinata e fatto tutto quanto. Io lo stile che ho adottato è completamente diverso. Carne pura, certo. Nemmeno sale, non c'è niente. Ecco, qui mi chiedono ad esempio la temperatura al cuore. Credo sia un po' difficile dirlo perché la flank steak è molto piatta, giusto? Sì, però la fibra longitudinale che ha ci vuole una cottura un po' più lunga per questo, perché prende meno temperatura, meno velocemente. Così la posso lasciare un po' più a lungo. Io dico sinceramente, io normalmente in privato la mangerei blu rare, te sai cosa vuol dire. Certo. Un vero blu crudo all'interno. Oggi andremo di temperature, sai, l'ho già spiegato le altre volte, non vado a termometro, io vado all'occhio. È arrivato anche Luca, che saluto, appena parlato di Luca. Senti una cosa, Aimo, volevo chiederti, qui mi chiedono, hanno visto che cucini direttamente... Mi senti? E allora qui chiedono, no, che cucini direttamente sulle braci, ma qualora tu avessi un barbecue a gas... Quindi con la fiamma viva, come procederesti? No, fiamma viva non funziona in questo momento. Non si fa. No. Qua veramente sono le braci che contano e nient'altro. Bene. Quindi questa ricetta, questo taglio specifico, viene cotto in questa maniera, con le braci ardenti, belle, appena fatte, appoggiato sopra. E, insomma, 3-4 minuti credo che ho fatto anche a distanza, in circa 3 minuti veramente fai una superficie bellissima. L'unica cosa che rimane sulla carne, si vede un po' di ceneri che sono rimaste lì, ma praticamente niente. Perfetto, adesso aspettiamo che rigiri. Io intanto poi volevo anche farti salutare da questo mio amico che sta a 3 metri di distanza, quindi rispetta le distanze di normativa. Vedo che già tanta gente ci sta seguendo, vorrebbero quasi quasi portarti via anche questo forno di 70 anni, direi che sicuramente è molto più vecchio di te, quindi tu sei molto più giovane del forno e direi che si può chiamare forno. Ecco, qua mi chiedono, ma le braci non si attaccano alla carne? No. È un sistema molto chiaro che succede, le braci erano ardenti, nel momento che metti sulla fibra della carne automaticamente un po' di ceneri fanno un filo di isolamento tra braci e carne, così non si brucia, sì. Si arrosola bene, è successo tutto qua. Aspetta che ti faccio salutare da un amico, allora, che comunque guarda è a 3 metri di distanza, quindi ci teneva a salutarti. Eccolo là, lui è Luca Tambosco, personaggio di grandissimo spessore. Ciao. Guarda Aimo, vedi, sta cucinando con le braccia ardenti. Oh Aimo, prima o poi verrai anche da noi qua a Udine a fare una cottura diretta qua. Magari. Con noi che merita, mi raccomando. Ma volentieri, basta farmi sapere quando troviamo la data giusta, andrà. Mi devo scusare un altro momento. Certo. Perché vedendo adesso la flank, ditemi voi, te la faccio vedere un attimino. Mamma mia, che sarete stati sulle braccia direttamente. Spettacolo. Guarda che spettacolo. Guarda che spettacolo. Minchia. Tra l'altro Luca mi ha offerto gentilmente una ribolla gialla strepitosa, quindi mi ha chiesto, ma con cosa continueresti questa ricetta? No, non posso cambiare. Ribolla gialla, insomma, siamo in Friuli Venezia Giulia, ribolla gialla, via, avanti con ribolla gialla. Bello, bellissima questa cosa. Adesso quindi l'hai tolta dalle braccia ardenti, che erano molto calde, e l'hai messo in questa cottura in diretta, giusto?
giusto, adesso l'ho messa praticamente in cottura in diretta per prendere un po' di temperatura interna. Ho visto appena che ho due spessori diversi, così toglieremo, non so quanti minuti adesso ci rimangono, ma toglieremo quella più fine. No, no, credo che abbiamo ancora 10 minuti, poi ci tolgono la diretta. Non preoccupate, noi siamo in tempo. No, ma tu sei... oggi io, Marco, lo faremo una planca in Valle di Cervia. Grande. Ma sono curioso di vedere, fra l'altro hai creato un mini set strepitoso, cioè devo dire che per il prossimo appuntamento, perché ricordiamo che ogni giovedì alle ore 19 sul canale di Fabrizio Nonis, quindi alias El Becker, ci saranno questi collegamenti in diretta con due maestri del griller come Aimo e Marco Agostini. Quindi non perdeteveli, perché abbiamo iniziato quest'oggi, ma andremo avanti per almeno un 6-7 settimane con queste lezioni che secondo me sono fantastiche. Ecco. Stai per tagliare, Aimo? No. Adesso preparo un po' di burro. Ah, ma quello che avevi preparato prima? Quello che avevo preparato prima l'ho solo messo in un tegolino ceramico. Sì. E adesso, per farti vedere, da circa un'oretta avevo a 130 gradi questa planca di sale di Cervia. Ma dai! Siccome non abbiamo specchiato per niente la carne, sì, qua adesso col sale caldo prenderà un po' di temperatura. Prenderà un po' di sale direttamente da questa panca. Ammetto una cosa, sicuramente qua il cuore non sapeva ancora di cosa ha fatto. Ma visto il fatto, qua siamo piuttosto a 48. Vediamo, avvicina. Alza un po'. Avvicina. Mamma mia, si vede anche la venatura rosata. Spettacolare, eh? Spettacolare. Senti, ma hai anche delle birre lì davanti? Sì, quelle che te devi ancora ricevere. Ne ho tutte e tre qua. La chiara è sempre della Gusta. La chiara, la rossa e la dorata. Ma ricordami anche chi sono, perché insomma diamogli un po' di notorietà anche a questi produttori artigianali di birra, no? Nient'altro che una birreria nuova qua a San Giovanni in Aurina. Birra veramente artigianale di una qualità spettacolare. Adesso speriamo tutti che il tutto si riapra. Così spero che prima o poi vieni anche te qua da noi. No, arrivo, ti garantisco che arriverò anche con Luca e Fabio, due miei amici strepitosi, che verremo a trovarmi. Allora mi faccio preparare abbastanza di birra. Eccola. Io adesso, siccome l'abbiamo fatto diversamente... Alza un po', fammi vedere, avvicina, alza. Praticamente un capolavoro. Questa è sana, pura, vera invidia carnale, di passioni carnali strepitose. Alla sinistra... anzi, alla destra di Aimo, vedete questa aromatizzazione che ha preparato col sale di Cervia, con poi cosa anche, Aimo? Il burro e arancio, tabasco, aceto balsamico, sale di Cervia. Spettacolare! Mentre adesso la carne si sta assorbendo un po' della calda planca di sale, un po' di sale, sarà perfetto. Beh, guarda, a sinistra hai messo il flank steak, magistralmente cucinato, adagiato su questa foglia di sale di Cervia compatta, giusto? Giusto. Devo solo... Non vorrei che tu hai anche il guanto di Superman, però, eh? Io adesso l'unico vantaggio che ho, te avrai la ribolla gialla, ma non avrai questa flanca. Io adesso me la mangerò in tutta tranquillità. Guarda, Aimo, io devo dirti una cosa, tu sai che la carne è la mia vita, no? È una delle mie grandi passioni. Devo dire che frequentare te, Marco, e tanti amici, nel caso tuo,
i MIG, nel caso di Marco i bartenders, quindi i bartenders. Io devo dire che vi devo ringraziare perché attraverso te, attraverso Marco, ho imparato tantissime cose. Ecco, riappropriati, esatto. Vediamo, salutiamo, vediamo, avvicinati, vediamo le birre. Eccoti qua. Avvicinati un attimo alla flank, vediamola. Mettila vicino a, al tuo bel visone. Guarda che cielo spettacolare. Ah, non so adesso se la vedete. Eccolo qua. Abbassa un po', abbassa ancora un po' la telecamera, un po' all'interno che non si vede. Ecco, spettacolare, spettacolare. Aimo, direi che, insomma, ci hai deliziato di qualcosa di molto semplice, di una tecnica di cottura che era un po' mistificata, un po' così, vista anche... con una certa negatività, invece hai spiegato che cucinare direttamente sulle braci è una caratteristica da sfruttare, corretto? Giusto, ma non c'è nessun problema, vi faccio vedere le braci anche adesso, volendo. Sono perfettamente, sono ancora belle, pulite, sono ancora calde. Ecco una domanda, Aimo. Ma ci sono dei tagli più predisposti per questa cottura direttamente sulle braccia, contatto diretto o no? No, il contatto diretto sicuramente lo fai solo con tagli da bistecca. Lì lo puoi sempre fare, sulle cotture lunghe sicuramente no. Quando c'è in gioco troppo collagene nella carne, ti servono le cotture lunghe, qua veramente fai delle cotture brevi. Ma anche una scaloppina fine... Veramente sì. Qua hai la più alta temperatura che puoi avere, veramente bellissimo. Guarda, Aimo, io non ho parole, ti ringrazio da parte mia, ti ringrazio anche per questo appuntamento fisso, ringrazio te, ringrazio Marco. Ricordati di pubblicare sul tuo profilo la ricetta, taggare me e Marco, così le condividiamo, le possono vivere in prima persona anche quelli che ci hanno seguiti, che sono stati tantissimi. Invece, sarà, se sei d'accordo, stasera tardi. Benissimo. No, non è... Sai che noi abbiamo pazienza. Fra l'altro, sì, inviterei tutti quelli che ci hanno seguito, tantissimi, di mandarci le loro considerazioni, le loro opinioni, perché noi, io, Marco ed Aimo, affrontiamo sempre questo mondo di carne e di grillers con positività, energia positiva, convivialità e felicità di vivere. Credo che tu sia d'accordo, no Aimo? Quello in ogni caso, e sai benissimo, non facciamo nient'altro che divertirci. Senti, ma la prossima volta la barba la trovo ancora lunga o tagliata? Mi sa che la prossima volta, ben possibile, la troverai un po' più corta. Beh, avrà da fare con le temperature, vedremo cosa succede. Insomma, se è veramente... tutto da scoprire, no? Se le temperature si rialzassero, ben possibile che la trovi molto più corta. Molto bene. Per Natale di quest'anno nuovamente sarà così. Perfetto. Senti, ricorda il tuo profilo, qual è su Instagram? Il mio profilo è semplice da trovare, Aimo Gutwenniger, HYMO, Gutwenniger, Genova, Udine, Torino, W, Empoli, Napoli, Imola, Genova, Empoli, Roma. Bene. Aimo, anche a te da qua, grazie di cuore dal Becker, grazie per questa serata magnifica dedicata alle passioni carnali. Noi ci rivediamo, noi ci sentiremo in settimana, ma invece per tutti quelli che ci seguono in live, ci rivediamo giovedì prossimo alle ore 19. Credo che la prossima volta partirà Aimo e poi arriverà Marco, o comunque sarà probabilmente loro. Così. Sempre pieni di altra sorprese. Altra ricetta semplice, bella da rifare, non saranno le braccia, sarà un po' diversa, ma puro divertimento. Grande Aimo! Vi auguro una buona serata, divertitevi. Io adesso vado a mangiarmi un po' di flank steak. Buon appetito anche da parte mia. Il primo morso, ricordatelo, dedicalo al Becker. Sarà il secondo, il primo lo dedico a me. Va bene. Ciao Aimo, ciao a tutti, ciao, grazie Fabrizio, mille, ci ciao. Vediamo alla prossima, ciao grande. Ciao.